finalmente riapriamo questo spazio, che era un non luogo perché era uno spazio abbandonato, con una intuizione che abbiamo avuto 2 anni fa, l'abbiamo data in gestione alla scuola per farne un campo da rugby, che è una cosa insomma importante per la periferia, soprattutto per la periferia orientale della città. Un campo da rugby che servirà alle scuole del quartiere per progetti finalizzati esclusivamente alla promozione di questo sport straordinario, insieme alla Partenope che ci darà una mano in questo progetto e soprattutto mettendo a disposizione la grande loro esperienza che hanno nel campo del rugby. Un bel lavoro di squadra come il rugby insegna, Partenope Rugby, amministrazione comunale, la scuola Solimena, altre scuole, tanti ragazzi. Restituire un luogo che era una discarica al quartiere affinché tutti adesso lo possano difendere, tenerlo sempre al meglio, segno che in questa città lo sport non è solo il calcio, ma c'è tanto sport e soprattutto tanto sport nei luoghi di sofferenza, dove c'è tanta domanda di sport e tanta domanda di spazi in cui poter vivere, anzi c'è una sete enorme e come dai uno spazio i ragazzi esplodono, come potete vedere, dalla musica allo sport, alla voglia di riscatto del proprio territorio. Sono davvero felice perché Barra è un quartiere che ha bisogno sempre di più di iniziative di questo tipo. È un campo straordinario, servirà a questi ragazzi, soprattutto servirà affinché si possano affezionare a questo sport bellissimo e quindi non avere soltanto calcio, ma avere anche finalmente in periferia la possibilità di avere il rugby.